Secondo me uno dei problemi per essere all'altezza di questa sfida che abbiamo davanti, soprattutto in Europa, è giustamente che non finiamo la composizione, diciamo, bianca, per così dire, europea, bianca, abituata a una sorta di orizzonte democratico irreversibile, no? Giustamente questo è il discorso dominante dell'Europa. A uscire da questa infantilizzazione, cioè quando parliamo di regime di guerra stiamo parlando di quello che sta succedendo in Ucraina come orizzonte, del genocidio in Gaza come orizzonte, della crisi europea si riassume come risultato, cioè non soltanto nella possibilità di una guerra tra stati anche nell'Europa occidentale. Pensiamo insomma alla possibilità a questa rottura dell'asse franco-tedesco con governi d'estrema destra, insomma, soprattutto con quella crisi della Germania che sta facendo risvegliare il fascismo senza grandi dissimulazioni. E quindi credo che dobbiamo uscire dal punto di vista di quello che il rappresentante della politica estera europea Borrell ha chiamato il giardino. Il giardino è un incubo nella mente, ma non esiste come possibilità materiale. Quindi quello che dobbiamo affrontare è questa normalità che dall'altro, e questo mi sembra che è uscito negli interventi, però per me sempre insisto su questo, il rapporto storico fra guerra e fascismo è intrinseco, cioè non è una eventualità. Il fascismo è nato giustamente come mutazione della ideologia conservatrice, coloniale, militarista, dentro a una pulsione di morte che è stata legata all'esperienza giustamente della prima guerra mondiale, quindi una mutazione di questi nazionalismi. Quello che vediamo oggi è proprio questo, a Europa e dappertutto, perché Sandro ha menzionato Modi, cioè il nazionalismo in Dudba, quello che è spaventoso, assolutamente spaventoso, è genocida. Quindi sono secoli di modernità europea che crollano assolutamente perché c'è stata sempre quella dimensione dell'esterno, no? Della conquista, della barbarie, e gli episodi di carneficina europea sono stati terribili errori, no? Soprattutto la Shoah e via di questo passo, comunque la Seconda Guerra Mondiale. Non è vero, cioè non è vero, quando parliamo di regime di guerra parliamo di una assorzione del tempo e dell'incertezza dentro un meccanismo che ad esempio rispetto alla catastrofe climatica gli va benissimo, perché ricostruirà giustamente ordini di estremo sfruttamento, estrema gerarchizzazione, estrema lotta per la sopravvivenza, così come la vediamo in atto a Gaza, no? E un po' dappertutto, pensiamo al Sahel, eccetera. Questa è la normalità a cui stiamo andando. Rispetto all'Europa, giustamente quello che è in gioco, oltre a quella possibilità bellica, è giustamente quali sono le varianti di costruzione di regime di apartheid interno, cioè il modello sudafricano, il modello israeliano come dinamica di una nuova costituzione materiale. E da questo punto di vista le differenze tra il centro-sinistra, il centro-destra o l'estrema destra sono problemi di opportunità. E quindi quella guerra civile, appunto, che vogliono, che stanno organizzando, pensiamo ai Verdi, no? A quello che ha detto Habeck sul problema dell'antisemitismo, chi sono i responsabili? Gli immigrati, i musulmani, Francia, dappertutto. Quindi questo spostamento del centro di gravità verso queste questioni fa sì che, per così dire, il fascismo diventa sempre di più, dentro a questa ecologia, la variabile più
probabile, la variabile con risposte più solide, è dentro un orizzonte che è quello giustamente della, della pulsione di morte come, come dinamica di continuità del capitalismo, come dinamica coloniale, patriarcale e come dinamica di un rapporto con la finitudine che è fascista, giustamente, di negazione. E questo è l'orizzonte, e questo è un orizzonte immediato, un orizzonte che abbiamo di fronte per questa urgenza. E l'urgenza è la stessa, peggio direi, perché non è un problema europeo per l'appunto, che si è posto, insomma, si sono posti i bolscevichi o tutti quelli che nella sinistra di Zimmerwald hanno rifiutato il corso verso la guerra, la devastazione della seconda internazionale. Quindi il problema è come giustamente caricare, costruire soggettività, produrre, cristallizzare un rifiuto, un odio alla guerra, perché l'odio è fondamentale. Il problema è chi odiamo, no? Odiamo la guerra, dobbiamo odiare quelli che fanno la guerra e odiamo il regime di guerra come orizzonte della nostra vita. E questo giustamente ci pone delle indicazioni di programma, ma soprattutto anche di macchine. Cioè, il problema è che gli strumenti dei movimenti, gli strumenti dei partiti politici non sono in grado di sbaragliare il regime di guerra. Vediamo ad esempio, dico come piccola annotazione, e Giudita Abranca letto questo, il programma di politica estera del Front Populaire, insomma, non è proprio che si ponga questi problemi, perché parla dell'Europa della difesa, non della NATO, insomma, per dentro a questo riarmo, parla di sostegno all'Ucraina perché la Russia ha violato il diritto internazionale, ma chi è il custode del diritto internazionale? Perché non è Antonio Gutierrez, come sappiamo, non è Papa Francesco, non è, giustamente non c'è questo custode, è un puro rapporto di forza, e quindi non ha senso questo discorso del diritto internazionale, perché il problema è giustamente un problema di forza o di contropotere in ogni caso. Quindi il problema della estrema precarizzazione della vita dappertutto, con dei gradi che arrivano al genocidio, che arrivano alla tortura, che arrivano alla desertificazione, pensiamo al Sahel, pensiamo anche alla questione della vita individuale, personale messa a rischio nei regimi securitari nell'America Latina, no? Da Bukele, Noboa, anche Milei, insomma il bolsonarismo che pone questa dimensione giustamente di guerra civile tra poveri e gente e ceti medi, eccetera eccetera. È chiaro che ci servono, insomma, strumenti di estrema forza, strumenti di estrema capacità di distruzione di questi regimi, ma anche forme che siano in grado di sabotare la comunicazione di guerra. Questo è un problema, cioè i media ad esempio, quando abbiamo avuto una qualche egemonia o controegemonia nel periodo del movimento globale, soprattutto dopo, penso soprattutto in Spagna, assolutamente non si capisce il ciclo spagnolo senza questa riappropriazione della comunicazione, quando le reti sociali erano ancora in grado di essere utilizzate in questo senso, e non più, tra l'altro, perché vediamo che giustamente la Silicon Valley, tutte le piattaforme stanno promuovendo giustamente questo tipo di fascismo, no? Quindi la cristallizzazione si deve fare giustamente sulla rottura anche della immaginazione dell'orizzonte della guerra come dimensione, per così dire, destinale. Questo a modo di critica rispetto a quello a cui alludevi, Sandro, nel senso di queste soggettività zombie, no? Vediamo come giustamente questo smascheramento dell'imperialismo statunitense e dei suoi alleati in Israele, eccetera, risveglia ancora una sorta di stalinismo campista, no? Che vede in Putin, o vede in Assad, o vede in ogni resistenza all'egemonia statunitense un'alternativa di guerra, ma anche un'alternativa di un altro tipo di sottomissione, di gerarchizzazione, di razzializzazione delle forze lavoro, del lavoro vivo, della moltitudine, no? Quindi false alternative.
Qui manca giustamente quell'elemento di qualità che define il progetto del comune e che credo che giustamente fa la grande differenza rispetto al periodo della guerra, no? Dove un movimento operaio maschio, bianco, anche abituato alla milizia, eccetera, aveva questa naturalità. Quando oggi si sente parlare, ad esempio, dobbiamo trasformare la guerra imperialista in guerra civile, come diceva Lenin, vabbè. Ma che cosa è oggi la guerra? Che cosa è oggi le macchine di guerra? E che cosa sono questi eserciti? Pensiamo nelle città, pensiamo attraverso le frontiere, stiamo andando fuori di testa. E la pace non è una questione di anime belle, la pace è una condizione per la lotta di classe e quindi va conquistata anche dal cessate al fuoco, alla tregua, ad ogni orizzonte come condizione fondamentale per continuare a lottare, per fare salti di qualità. Non assumere la guerra come un orizzonte. E questo, secondo me, è un problema giustamente che è legato a questo consolidamento del regime di guerra, e cioè una serie di illusioni, no? Di illusioni come ad esempio l'illusione socialista, no? Il fatto che si debba prendere il potere dello Stato per scollegarsi da questa dimensione imperiale e costruire un regime, insomma, di mobilitazione totale delle forze nazionali, ma anche e soprattutto, e questo c'entra con la situazione in Gaza, anche con il punto di vista del sud globale rispetto a questa deriva, che è giustamente il millenarismo, l'idea di redenzione. L'idea che siamo ad un punto in cui finalmente l'imperialismo statunitense cadrà e si aprirà un orizzonte. Secondo me questo è giustamente una forma giustamente di soggettivazione che assume il regime di guerra e la guerra, che sarà nucleare, che sarà di devastazione ecologica, che sarà di fame, che sarà di genocidio, come un orizzonte per il pianeta, per i prossimi decenni, anche secoli, no? Questo va assolutamente rifiutato. Perché? Perché giustamente veniamo da 30, 40, 50 anni di maturazione della moltitudine, di maturazione di quella potenza, di quella eterogeneità, di quella capacità di riappropriarsi la produzione, di costruire ordinamenti politici, sociali, produttivi, transnazionali, che creino delle dinamiche di giustizia, che creino dinamiche di uguaglianza, che creino dinamiche di despatriarcalizzazione, di derazzializzazione, di decolonizzazione, e che creino dinamiche di divenire sociale della natura e divenire natura del sociale. Questo programma è un programma comunista, è chiaro. Quindi, secondo me, vediamo come quando cade l'illusione democratica riprende l'illusione stalinista, no? Come il senso della realtà. Credo che dobbiamo insistere su questo principio di realtà. Se il capitale globale, anche nelle sue formazioni subalterne, dalla Russia all'India, eccetera, eccetera, ci offre questo come principio di realtà. Il nostro principio di realtà è l'attualità, la maturazione del comunismo come un orizzonte da conquistare nei prossimi decenni, essendo capaci giustamente di cristallizzare un soggetto che rifiuti da prima la guerra come orizzonte. L'orizzonte di una incertezza marcata da questa precarietà della vita e che introduca una credenza nel fatto che, facendo crollare, sabotando, desertando, esodando e costruendo solidarietà, si può costruire giustamente questo dentro a una assenza totale di alternative, no? Cioè questa scommessa sulla pace, una scommessa sulla vita contro la morte, perché quello è l'orizzonte che ci mettono davanti. Quindi la discussione sul programma, la discussione sulle alleanze deve riprendere quei fili che sono stati già costruiti, non soltanto dai movimenti ambientalisti, dal movimento femminista, giustamente dal 2018, ma anche da quella stagione che è stata polverizzata dal bolsonarismo, da Milei, che è stata quella dei nuovi governi, non soltanto nei suoi programmi economici, ma soprattutto nei suoi progetti, no? Il buon vivir come orizzonte che è marcato in Bolivia, in Ecuador, eccetera, eccetera. E questo va tradotto, bisogna costruire questo
questo lessico, questo programma contro la guerra e per la costruzione di un modo di produzione comune, e questo implica assolutamente la riappropriazione della finanza, implica la necessità di una ibridazione tra governi, forme di movimento, forme di combattimento della guerra, quindi eserciti senza guerra sono assolutamente necessari. I zapatisti credo che ci abbiano insegnato da tempo questo tipo di possibilità, e che sia in grado di vincere, di cominciare a vincere. Credo che abbiamo assoluta necessità di questo orizzonte. Perché? Perché questo ovviamente ci sembra, ci può sembrare volontaristico, perché le contraddizioni, le esplosioni, le ribellioni verranno assolutamente, dobbiamo essere convinti di questo orizzonte della ribellione, del rifiuto, della rivolta, sarà l'ordine del giorno. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere organizzati, dobbiamo essere in questa attesa attiva per far cristallizzare questa rottura, no?